Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, un luogo di incontro. Qui tanti pellegrini, tanti fedeli avevano l'opportunità di incrociare non solo lo sguardo di Padre Pio, ma anche l'opportunità di avvicinarsi, di chiedere qualcosa, di affidare le proprie paure, quelle dei propri cari, dei propri amici. Questo era un luogo di clausura, quindi qui c'erano esclusivamente uomini, bambini, ecco, maschi che potevano accedere a questo lato del convento, e oggi qui è un luogo di percorso dove i pellegrini vengono per visitare questi luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio. Ecco, vedete in sovrimpressione questo indirizzo di posta elettronica, e qui tante email, tanti racconti ci danno l'opportunità di riflettere su quello che avviene nella vita di tante persone che hanno incrociato quella di Padre Pio, come ad esempio quella di Maria, che ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica. Usiamo il nome Maria come nome di fantasia, perché questa giovane donna ci ha chiesto di non esternare appunto il suo nome, neanche il suo cognome. Quindi Maria, una giovane donna di 27 anni, decide di condividere questa storia. Ecco, Maria ha vissuto nel corso della sua vita tanti momenti difficili, cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso valori importanti come il rispetto per gli altri, la fede, ha affrontato un periodo buio a partire dall'età di 19 anni, però progressivamente ha iniziato così a chiudersi in se stessa, perdendo interesse per le attività che prima la rendevano proprio felice. Quindi una situazione che viene a peggiorare nel corso degli anni fino a diventare quasi irriconoscibile come persona, solare e positiva qual era. Ecco, scrive: ho perso tanti chili, mi sentivo depressa, non frequentavo più la chiesa, allontanavo da me tutti i miei amici e allo stesso tempo diventavo aggressiva, problematica con tutti, e tutto questo gradualmente andava sempre peggiorando di mese in mese. Ecco, la svolta, racconta Maria, arriva proprio durante la settimana di Pasqua del 2022, proprio quando Maria fa un sogno significativo. Si trova in una chiesa, è Pietrelcina, qui c'erano due frati e il Papa. I due frati lo chiamavano Papa Buono, perché questi parlavano poi con un terzo frate, che poi Maria riconosce ed era proprio Padre Pio. Nel sogno, racconta Maria, Padre Pio si scusava ripetutamente per essere sceso dal cielo in incognito per aiutare tante persone durante la pandemia. Nonostante i rimproveri degli altri due uomini di chiesa, perché doveva fare di più in questo mondo sempre più lontano da Dio, e senza restare in incognito, ma uscire allo scoperto. Questo era il senso di questo discorso. Allora così Maria, pur essendo in disparte, sente questo desiderio di seguire Padre Pio quando stava lasciando la chiesa, questa grande sacrestia che lei va quasi a identificare raccontare nel dettaglio. Scrive: siamo usciti in un corridoio bianco con delle finestre, lui mi dava le spalle ed io poi lo seguivo. Questo sogno ha segnato l'inizio di un percorso di rinascita per Maria. Dopo aver raccontato il sogno alla sua famiglia e dopo aver ricevuto il sostegno anche di una zia, decide così di tornare di nuovo in chiesa, a messa, confessarsi, riprendere in mano la sua vita, proprio da quel giorno. Padre Pio diventa un punto di riferimento, una fonte di ispirazione per affrontare tutte le sue difficoltà, grazie alla fede ritrovata, al sostegno delle persone care. Maria gradualmente supera i suoi problemi e ricomincia a vivere una vita piena di speranza e di fiducia. Prego molto, più di prima, scrive, perché senza la preghiera non si va molto lontano nella vita. Non ho più paura, ho ritrovato la fede. Ora Maria si sente una persona migliore, prega molto, consapevole che la fede è stata fondamentale nel suo percorso di guarigione e di rinascita. Guarda al futuro così con fiducia, grata per l'aiuto ricevuto e desiderosa di condividere la sua testimonianza proprio con noi.